Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di quale strategia utilizzare per ridurre l'uso dell'insulina. Ma prima, io mi chiamo Emanuele, sono studente di medicina al terzo anno e sono diabetico di tipo 1 da più di 15 anni. Prima di cominciare, ti ricordo di iscriverti al canale per restare aggiornato su tutti quelli che saranno i nuovi video, ma anche le informazioni del canale, visto che a breve usciranno delle novità. E ti ricordo quindi di schiacciare sulla campanella per non perderti nulla. Inoltre, puoi trovare un sacco di informazioni importanti in quelli che sono i vecchi video che puoi trovare all'interno del canale, che hanno nozioni che possono essere utili per migliorare la tua gestione del diabete, in quanto puoi trovare video riguardanti i sensori, come migliorare le glicemie, lo sport e il diabete, cosa mangiare con il diabete, cosa si può mangiare, eccetera, eccetera. Ma ora veniamo a noi, ovvero, è possibile ridurre l'uso dell'insulina e non morire, mettiamola così, sì, ovviamente non parlo di pratiche strane per cui sostituiamo l'insulina con nessun altro farmaco sperando che vada tutto bene, ovviamente non parlo di questo, parlo semplicemente di qualche piccolo accorgimento che possiamo avere per migliorare quelle che sono quotidianamente le nostre glicemie, abbassando quindi l'insulina che dobbiamo fare per pasto. Ovviamente ci sono cose su cui possiamo agire e cose su cui è un po' più complesso agire. O non possiamo agire, mettiamola così. Facciamo un esempio rapido, ovvero se io mangio un panino del McDonald's, sicuro al 100% avrò la glicemia alta. Non ci sono dubbi su questo, proprio nessun dubbio, è così, punto. Matematico, ok? Come 1 più 1 fa 2, McDonald's, panino uguale glicemia alta, magari non dopo un'ora, magari non dopo due, dopo 5, dopo 6, sì, sicuro questa cosa. Perché è un alimento ricco di grassi, ma questo ne abbiamo già parlato in mille altri video e allora, se vuoi sapere altre informazioni ti lascio magari qualche video nelle schede, ma sul canale trovi un sacco di video riguardanti questo tema, se è la prima volta che finisci su questo video. Se invece sei già pratico del canale saprai già di cosa sto parlando. Un altro esempio invece su cose di cui non possiamo influire sono ad esempio gli ormoni, anche su questo è già uscito un video. Quindi non sto di nuovo qua a spiegarlo, ma te lo lascio nelle schede, ma nuovamente se tu segui il canale sai già di cosa sto parlando. Per cui sugli ormoni è un po' più complesso agire. Sì, possiamo cercare di ridurre il rilascio di cortisolo, che è l'ormone dello stress, entro certi limiti. Di sicuro però non possiamo ridurre l'uso di alcuni ormoni come possono essere gli estrogeni, che sono l'ormone sessuale femminile, oppure l'ormone della crescita, il GH, che durante l'adolescenza. Per forza, se uno vuole crescere, ha bisogno che questo ormone, svolga la propria azione. Ok, quindi possiamo fare questi due esempi. Ma per farla breve, possiamo riconoscere due cose su cui agire per abbassare le quantità di insulina. La prima cosa, lo stile di vita. La seconda cosa, la dieta. Ora, questo sarà un video prettamente, se vogliamo, teorico e meno pratico, ovvero ti racconto come stanno le cose. Ok, poi sta a te se crederci o meno, anche se questo è quello che dice la biochimica e la scienza in generale. E uscirà un video più avanti in cui ti dimostrerò praticamente, cioè nel senso pratico, con praticità e dal punto di vista più utile per te se vuoi, come queste due cose effettivamente influenzino l'uso della glicemia. Ok? Benissimo. Partiamo da quello che è la dieta. Se riprendendo l'esempio del prima, ti mangi il panino del McDonald's e la glicemia va alta, non c'è da stupirsi, perché, come ho già detto in altri video, la somma della glicemia è dovuta all'azione di diversi macroelementi, che sono carboidrati, proteine e grassi. I carboidrati hanno 4 kcal per grammo, le proteine 4 kcal per grammo, mi sembra 3,75 ma si arrotonda 4, e i grassi 9 kcal per grammo. Ora, già da qui possiamo notare come ad esempio un cibo ricco di grassi fornisca più energia rispetto a una molecola di carboidrati, no, a 1 grammo di carboidrati. Per cui già da qui ci suona un campanello di allarme, ovvero mangiare alimenti con composizione diversa ha influenze diverse quindi sulla glicemia. Ok, e fin qua tutto chiaro, perché è ovvio che se io mangio una mela è diverso che non mangiare un panino, ok? Su questo è abbastanza chiaro. Ora, quello che non c'è chiaro, magari, è che non esiste alcun alimento che è 100% carboidrati, sì, vabbè, o la farina, la pasta, il riso, ok, quelli e basta praticamente, perché tutti gli altri alimenti hanno una composizione di questi tre. Prendiamo per esempio una roba, che nel nostro paese è super famosa, la pizza. Qualsiasi diabetico si sarà reso conto che mangiare una pizza la sera è un casino perché
Abbiamo le glicemie che fanno questa roba qua, fino a mezzanotte la gestiamo, andiamo a dormire e poi si alza. Questo perché la pizza, per quanto riguarda la pasta, troviamo carboidrati, troviamo anche lieviti che hanno poi effetti particolari sulle glicemie, ma magari ne parliamo in un altro video. Troviamo la mozzarella, che è più grassa derivante dal latte, e infine possiamo trovare, a seconda poi di cosa ci mettiamo sopra, ad esempio ci mettiamo, non so, il prosciutto sarà più proteico, che non presenterà una componente quindi maggiore di proteine rispetto a componenti di carboidrati all'interno della singola fetta di prosciutto. Per cui vediamo come già una singola magari fetta di pizza che contenga questi tre elementi, cioè la pasta, il formaggio e un'eventuale fetta di prosciutto, ma poi a secondo di uno cosa ci vuole mettere sopra, possiede già tutti e tre i macro elementi, per cui questo dimostra come poi abbiamo un andamento diverso di glicemia, perché se dovessimo seguire la conta dei carboidrati, la glicemia dovrebbe essere perfetta anche dopo le 2 ore, no? La verità è che non è così, proprio perché anche dopo 2 ore la nostra digestione continua, in quanto se i carboidrati ci mettono 2 ore, per cui la conta dei carboidrati copre le 2 ore. L'ora successiva, quindi le ore delle proteine e dei grassi, le proteine in circa 3 ore vengono digerite, i grassi alle 4 alle 5 ore servono per digerire. Ecco, in questa fascia di tempo noi non siamo coperti più dall'insulina rapida, bensì solo dalla basale, che però non è sufficiente a fronteggiare il carico di energia liberata sia dalle proteine che dai grassi. Ecco perché, ritornando al primo esempio che vi ho fatto, ovvero quello del panino del McDonald's, se io mangio un panino per le prime 2 ore è giusta glicemia e dopo molto si alza. Mentre se io mangio un piatto di pasta anche molto abbondante, se prendiamo ad esempio la pasta in bianco, o comunque anche altri tipi di pasta, ma in generale senza considerare la pasta all'uovo, che quello è una considerazione un po' diversa, però prendiamo la pasta generale, anche gli altri tipi di pasta, se la conta dei carboidrati è corretta, in quel caso la glicemia sarà perfetta, proprio perché l'insulina copre le prime 2 ore dal momento dell'inserzione, dal momento in cui viene fatta l'iniezione. Per cui i carboidrati che ci in tempo 2 ore li abbiamo belli che digeriti forniranno il loro picco di energia massima e poi invece la curva dell'indice glicemico dei carboidrati si abbasserà. Mentre per quanto riguarda i carboidrati grassi, questi no, per cui avremo, se potessimo vedere in un grafico i tempi di digestione delle varie molecole, ci renderemo conto del perché dopo 3-4 ore lontano dai pasti la glicemia si alza. Ok, e questo è il primo esempio. Ora, ho fatto degli esempi, se vuoi, un po' più banali, però questo vale veramente per qualsiasi alimento, dal pacchetto di cracker al panino col prosciutto che ti mangi per merenda o mangi per pranzo, o comunque composizioni alimentari generalmente non sono mai, neanche faccio esempio della fetta di prosciutto, quello non è mai 100% proteine, nemmeno se vai a comprare il barattolo di proteine sono 100% proteine, ma trovi anche altre componenti. Per cui è impossibile pensare che basti fare la conta dei carboidrati giusta per le prime 2 ore e poi sciacquarsi le mani e la glicemia sarà perfetta. Non è così. Quindi, primo punto, quello che è l'alimentazione, ma l'alimentazione possiamo vedere tanti risvolti e dipende poi anche da come noi mangiamo durante la giornata. Per cui, se noi sappiamo che gli alimenti grassi aumentano di più la glicemia lontano dai pasti, quindi faccio esempio: se tu mangi la confettura a colazione piuttosto che la Nutella, la confettura ti darà un picco nelle prime 2 ore, la Nutella invece te la dà dopo 3, 4, 5 ore, ok? A livello di pari quantità poi di cibo ingerito. Per cui, se noi sappiamo questo, possiamo anche regolarci di conseguenza. In questo punto interviene lo stile di vita. Ora, con stile di vita non intendo lo sport, ok? Perché altrimenti ti avrei detto sport. I dietisti fanno proprio una differenza tra stile di vita e sport. Questo perché tu puoi essere una persona molto sportiva, ma allo stesso tempo sedentaria. Cosa significa? Significa che per quanto riguarda il tuo sport, fai tanto, ma tolto lo sport, tu stai sul divano, ok? Quindi questo è uno stile di vita sedentario. Oppure c'è una persona attiva, che per cui la persona attiva è quello che sta spesso in piedi, faccio esempio, un insegnante è più attivo rispetto a un impiegato che sta dietro una scrivania per molte ore della sua giornata. Per cui prendiamo ad esempio l'insegnante, mia madre ad esempio è un insegnante, lei sta in piedi per spiegare durante le sue ore, per carità ci si siede, ci sono i momenti in cui si siede, però è un lavoro più attivo rispetto a quello che può essere un lavoro da impiegato, per cui si lavora dietro una scrivania su un computer. Per
Per quanto riguarda invece poi lo stile di vita, non riguarda solo il lavoro, ma banalmente fare le scale invece di prendere l'ascensore, parcheggiare un po' più distante, così da camminare di più, spostarsi ad esempio invece di prendere la macchina per andare al lavoro, usare la bici per andare al lavoro. Ovviamente, cioè, questo non è sempre possibile, ma sono esempi che vi faccio. Oppure se uno fa l'impiegato e abita a 20 km dal posto di lavoro, quindi per forza deve andare in macchina. E lavora al primo piano, per cui non prende comunque l'ascensore, fa poche scale. Però cosa si può fare? Un esempio è, staccato il lavoro, fare mezz'ora di camminata tutti i giorni. Ora, mezz'ora di camminata non è tanto, è poco mezz'ora di camminata, ma veramente poco. Si tratta semplicemente di abituarci a uscire a camminare. Lo so che è pesante all'inizio, ma è una pesantezza che è una rottura di balle, non c'hai mai voglia la sera di uscire, lo so. Si tratta semplicemente di prenderlo come abitudine. Dopo che l'hai preso come abitudine, ti verrà voglia a te di uscire. È ridicola questa cosa, però è così. Ti verrà a te voglia di uscire proprio perché hai bisogno di cambiare aria e le quattro mura di casa poi uccidono. Quindi, mettendo insieme le due cose, ovvero l'alimentazione con quello che è lo stile di vita, comprendendo anche lo sport, perché tu puoi fare ad esempio la passeggiata, ma puoi anche ad esempio andare a correre, ok? Ovviamente consumerai di più, senza entrare nel discorso di sport aerobico e sport anaerobico, di cui ho già fatto video su video a riguardo. Per cui, come dicevo, mettendo insieme le due cose, quindi quello che mangi con quello che fai, io posso permettermi di mangiare anche la Nutella e avere la glicemia giusta dopo, se nel mentre, ti faccio esempio, io faccio un'attività fisica prolungata oppure sono comunque, sto facendo un'attività per cui so che dopo starò comunque in movimento, non starò fermo, e questo aiuterà l'azione dell'insulina a combattere quindi l'aumento delle glicemie, proprio perché il glucosio presente nel sangue verrà utilizzato dai muscoli per poter compiere energia meccanica. Facciamo degli esempi pratici, così è un po' più comprensibile. Io quando mi allenavo, facevo ciclismo io. Quando mi allenavo, avevo ad esempio la domenica facevamo 4 ore di allenamento, per cui io avrei potuto mangiare tranquillamente alimenti grassi, anzi, meglio mangiare alimenti grassi prima di partire, ovviamente non da avere la pancia piena che non si riesce a stare in piedi perché si rischia di rotolare altrimenti, ma se io potevo mangiare alimenti grassi proprio perché mi avrebbero dato energia anche verso la fine dell'allenamento, molto di più rispetto ai carboidrati, per cui a noi ci dicevano sempre di prepararci dei piccoli panetti da preparare e da portare via. Con alcuni ci si metteva marmellata e miele, quindi erano panini da assumere che ti avessero dato, quindi che potessero dare energia subito. Altri erano panini, ad esempio, Philadelphia e prosciutto, proprio perché dovevano avere una componente proteica, perché ci metteva più tempo a venire a fornire energia, e ci sarebbe servito poi anche a distanza di 30-40 km e non immediatamente. Per cui, se sei sotto una salita, ci dicevano prendi quello con lo zucchero, se sei invece in cima alla salita, dicono prendi quello con le proteine. Per cui, adesso tu fai la discesa o comunque un po' recuperi, ti rifiati. Quando arrivi in fondo alla discesa, inizi un attimo un po' di pianura, inizi a pedalare e dopo un po' ha iniziato ad avere effetto anche il panino con le proteine. Questo è un piccolo esempio pratico. Quindi, ricapitolando, ci sono due cose che puoi fare: stile di vita e dieta. Ora, siamo arrivati alla fine di questo video. Ti ricordo che per dubbi, domande e perplessità ci sono qua sotto i commenti. Scrivi se vorresti che venisse approfondito un tema in particolare. Io ti ho detto tutto. Quindi lascia un bel mi piace e iscriviti attivando la campanella, proprio perché puoi trovare altri video riguardanti la gestione delle glicemie, i nuovi sensori, gestione del diabete durante attività fisica, eccetera, eccetera. E noi ci vediamo la settimana prossima. Ciao!